Eccoci, sono con Mario Perrotta, classe 1970, attore, drammaturgo, regista, uomo di teatro, scrittore, poliedrico, ma il suo lavoro principale, è il teatro. Salve Perrotta. Salve, salve, anche chi ascolta. Siamo all'interno di Telemacus e parliamo di qualcosa che è incredibilmente legato al nostro progetto radiofonico e culturale, perché Perrotta per una settimana è ritornato al Piccolo Teatro di Milano con uno spettacolo che non è solo uno spettacolo, un lavoro sicuramente molto importante di cui è anche autore, per il quale è stato premiato, è andato in giro per l'Italia. Nel 2008 è stato finalista ai premi Ubu, nel 2009 per lo stesso spettacolo ha ricevuto il premio Istrio alla drammaturgia, quindi uno spettacolo intitolato Odissea, ma in cui, come dicevamo, centrale è la figura Perrotta di Telemaco, spettacolo in cui appunto lei è assoluto protagonista in quanto cura anche la regia e ovviamente l'interpretazione in quanto è da solo in scena ad interpretare Telemaco e non solo. Mito classico visto con gli occhi di chi ha te, del figlio, e ovviamente essendo da solo in scena rivivo questa attesa che ogni giorno si carica di nuove rabbie, probabilmente perché chi è atteso non torna. E quindi Telemaco rivive addosso alla sua pelle, al suo corpo e ai suoi pensieri, alle sue emozioni, anche i personaggi che suo padre incontra, il paese nel quale vive, che assedia questa madre chiusa in casa, le stesse assenze della madre, che ormai è diventata un oggetto di culto proprio perché non è più visibile. Si è come le vedove bianche di un tempo del sud dei nostri migranti, e provo a tenere tutto dentro lo stesso corpo perché appunto è Telemaco che sta cercando per l'ultima volta di tenere i fili insieme, i fili disgregati della sua storia familiare, e in realtà a un certo punto non ce la fa più ed erompe in un urlo di rabbia organizzata in musica con due musicisti, si traveste da cialtrone, da panspettacolo, scende in piazza e dà spettacolo di sé, della sua storia e di quella di suo padre. Ecco, ci sono dei momenti sicuramente quasi di commedia, anche se ovviamente, come accennava anche lei, è uno spettacolo in qualche modo che richiama tematiche anche molto pesanti, ecco, cariche di suggestioni, di attesa, di problematicità, ma ci sono anche dei momenti assolutamente seri, drammatici, come il momento in cui il giovane Telemaco, quasi appunto modernizzato, un giovane della nostra contemporaneità si confronta con un amico, possiamo dire, e lo stesso Perrotta da solo interpreta entrambi i personaggi che, come un po' spesso accade tra bambini, fanno a gara narrando le gesta dei genitori e sicuramente se da un lato Telemaco vince per la grandiosità del personaggio che è il padre, dall'altro perde proprio per questa assenza che è pesantissima. Devo dire, personalmente mi hanno colpito due minuscoli frammenti, due frasi nel finale molto, come dire, teatralmente, drammaturgicamente intenso. Due piccoli frammenti, due schegge drammaturgiche in cui Telemaco annuncia, urla: sono figlio di nessuno, odio colui che non c'è, colui che non è presente. Quindi un'assenza in qualche modo che pesa. Neanche odio, dice esattamente chi dovrei odiare, uno che non c'è. Come si fa a odiare? Forse si odia la sua assenza. In realtà lo odia per non poterlo amare, visto che è assente,
gli si toglie la possibilità di amarlo, il padre, di conseguenza quell'impossibilità di amare si trasforma in odio. E, sì, lo spettacolo è... come tutti i miei spettacoli, piace mai che abbiano un taglio solo. Mi piace giocare su più registri perché l'esistenza dei personaggi che metto in scena è così, è tragicomica. E ogni tanto mi sono divertito anche a prendere a prestito stilemi e modalità di messa in scena tipiche dell'avanspettacolo, pur trattando però una materia tragica per Telema con chi la tratta, cioè canta attraverso strofette e rimette dall'spettacolo l'assenza di suo padre, e lo fa in maniera sempre più becera. Quindi la gente all'inizio comincia a ridere, un po' quando si rende conto che sta avvenendo una sorta di, come dire, seduta di psicanalisi pubblica di questo ragazzo, allora il sorriso diventa amaro per farlo, no? Certo. E così con l'amico, è un ricordo di un'infanzia, anche quella traviata da questa assenza, per cui, ed era anche ovviamente quel pezzo lì, è un evidente omaggio a Giorgio Gaber, perché comincia con la stessa frase: il mio papà è una persona molto importante. Quindi sì, ancora una volta il confronto tra il ragazzino di famiglia bene e il ragazzino povero, che in questo caso povero comunque che vive in condizioni di disagio, perché questo padre se ne sta in giro a fare l'eroe invece che stare a casa, quindi diciamo è quello un po' emarginato, no? Finalmente sì, forse il ragazzino più fragile di Gaber ha un'occasione di riscatto, può dire: se tuo padre è una persona importante, mio padre è un eroe, parla direttamente agli dèi. E a un certo punto quello gli dice: mio padre ha un sacco di soldi e veste classico, e lui gli risponde: mio padre è un classico. Sì, sì. E però il dramma è che il ragazzino ricco resta sì spiazzato per qualche secondo, e poi dice la parola che non doveva dire: mio padre c'è. E qui torna ancora una volta a vincere la partita in appunto cade, e lui soccorre sempre con suo padre. Quindi si è un po' tutti i personaggi, è un po' come entrare nella camera dei ricordi di questo ragazzo, ecco. Quindi sono scene che gli appaiono e lui rivive sul suo corpo, e c'è tutto io. Bene, bene. E, un'ultimissima domanda. Allora, cercando di magari, anche se il tempo è tiranno, analizzare la questione in un senso più metaforico, anche andando al di là della sua opera drammaturgica, del suo spettacolo, ma in qualche modo ovviamente restandoci. Il nostro programma Telemachus parte un po' dalla stessa idea, cioè Telemaco come metafora. Telemachus nasce per concentrare l'attenzione sulle nuove generazioni, provando a farlo senza retorica, uscendo appunto dalla solita ripetizione dei giovani che devono cambiare il mondo, ma in qualche modo comunque proponendo questa tematica, la tematica rivoluzionaria, che deve essere comunque accolta mantenendo un saldo fil rouge, come dire, con la tradizione, con l'eredità, con il patrimonio. L'idea è quella di incarnare metaforicamente il pensiero, l'azione, i lavori, i valori delle nuove generazioni, di noi giovani, cercando di trovare anche una mediazione, ecco, tra quella che deve essere tra quello che deve essere l'accogliere il patrimonio, quindi
capire il valore dell'eredità, ma allo stesso modo riuscire a svincolarsi laddove emergono dei problemi, dei contrasti, e quindi in qualche modo poter procedere liberamente lungo il cammino del proprio destino per realizzare il proprio futuro. Questa è un po' l'idea alla base del nostro progetto radiofonico, che abbiamo poi declinato in vari modi nelle interviste con tutti gli ospiti che abbiamo avuto, e questa appunto con lei per noi è un'occasione speciale, visto che stiamo intervistando non solo l'attore ma anche il drammaturgo che ha lavorato proprio su Telemaco. Ricordiamolo, tra l'altro il testo è intitolato Odissea, forse anche in maniera un po' paradossale, perché di fatto questa è una sorta di telemachia, come del resto voglio citare Recalcati, visto che è stato nostro ospite l'anno scorso, come si sa è autore di teorie psicanalitiche sulla figura del padre, sul ruolo del figlio, quindi ecco, voglio chiedere a lei per Rotta un parere su questo percorso che in qualche modo sicuramente è stato anche il suo, quello che appunto l'ha portato ad elaborare quest'opera, visto che ha dichiarato che appunto in realtà da sempre Telemaco è il personaggio che ha catturato la sua attenzione ed evidentemente ecco in modi diversi, in tempi, luoghi diversi ha catturato anche la nostra, un personaggio che di solito non viene notato ma che in qualche modo ha un ruolo centrale e che forse nella contemporaneità stanno notando in molti come metafora di qualcosa che deve emergere. Sì, in realtà io ne rimanevo colpito perché, essendo figlio di genitori separati come molti della mia generazione, io avevo sono degli anni 70, un bambino degli anni 70, quindi era appena stata approvata la legge sul divorzio e molti ne approfittarono, diciamo, mettiamola così. E avendo il padre lontano, seppur presentissimo, e pur avendo avuto un rapporto con mio padre, però era un padre a distanza. Questa distanza speravo venisse colmata da un nostro, da un ritorno, prima o poi, che non avveniva mai. E quindi quando mia madre mi raccontava l'Odissea, forse anche lei inconsciamente aveva delle ragioni per raccontarmi l'Odissea invece che le favole dei fratelli Grimm. Io la cosa che pensavo era: ma questo Telemaco è possibile che sia in attesa così estatica di questo padre? Non sarà molto arrabbiato invece, perché speravo se fosse tornato prima o poi Ulisse sarebbe tornato anche mio padre a casa. Ero proprio un bambino, neanche per adolescente. Poi per fortuna mio padre mi ha dato occasione di viverlo bene, ha fatto il suo lavoro di padre, quindi si è fatto contestare, ha offerto il fianco alle mie recriminazioni e a un certo punto entrambi, padre e madre, mi hanno dato la possibilità di ucciderli come ovviamente metaforicamente, sì, sì, come psicologicamente dovremmo fare, foglianamente, sì, cioè smettere di essere figli e diventare persone adulte che con i genitori hanno un rapporto di nuova natura, no? Non si è più dipendenti da, sì. Ecco, io credo che la mia generazione sia l'ultima ad aver fatto questo passaggio nella maggioranza dei casi. Oggi non è che non avvenga, ma non è più la maggioranza, purtroppo, è la minoranza, parlo dell'Italia, Sì. Lo dicono i sociologi, lo dicono gli psicologi, c'è in atto un patto scellerato tra genitori e figli, soprattutto in Italia, per cui io resto a casa perché così riesco a campare col tuo stipendio e con la tua pensione. È il genitore che implicitamente dice: fallo pure, però tu stai a casa, io ti controllo e mi devi dare conto di quello che fai e che non fai. Lo chiamano il patto scellerato generazionale, no? Certo. Che fa sì che accada che cosa? Che non si smette più di essere figli. Certo. Perché un conto è parlare del dramma dell'adolescente che poi affronta un periodo difficile, che ha bisogno. Ma un conto è parlare. Per me dire figli oggi
si può arrivare tranquillamente a chi ha 40 anni. Nella stragrande maggioranza dei casi non smettono, non hanno nessuna intenzione di smettere di essere figli. E questo sta diventando un vero problema sociale, di cui si occupano gli studiosi, non è che lo sto dicendo io. Ecco, lì mi chiedo perché stia accadendo, e le risposte che mi do sono sicuramente dentro la mia generazione, forse anche quella precedente, che stiamo impedendo ai figli, quando ancora hanno il diritto di essere chiamati tali, quindi, quando sono quindicenni, adolescenti, di ribellarsi, di contestarci, di ucciderci. Perché? Perché buona parte dei miei coetanei, di quelli un po' più giovani di me, veste come i loro figli di 15 anni. C'ha le mutande Dolce & Gabbana fuori dai pantaloni come il figlio di 15 anni, la cresta ai capelli, il tatuaggio, l'orecchino, il piercing. Sì. E quindi il figlio lo guarda a 15 anni e dice: questo è più deficiente di me, è messo in una condizione veramente indecente, cosa contesti di quell'uomo lì? È l'unico momento in cui mi dedica dell'attenzione, perché c'ha il lavoro, poi l'happy hour, poi la palestra, poi la lezione inglese, poi quando finalmente torna a casa la sera mi dedica una mezz'ora in cui giochiamo alla PlayStation e lui vince, così mi dimostra che effettivamente è più forte di me. Ecco, cosa ha da contestare un quindicenne a un padre così? È un coetaneo. Certo. Un coetaneo in balia delle proprie infantilità, come dire. Mm-hmm. E quindi non contesto nulla, mi viene tolto il diritto alla rivolta, alla contestazione di un modello, perché quel modello non c'è più, mentre i nostri genitori erano un modello diverso che noi abbiamo dovuto contestare. Oggi tolta questa possibilità e quindi si creano dei figli eterni che non contestano più, non contestano niente, sono acquiescenti. Il paradigma di Telemaco rischia di essere appunto quello più, però nella versione dantesca, diciamo, cioè con Ulisse che non torna più, quel Telemaco rischia di restare inchiodato a questo padre che si è fatto assente, e si può essere assenti emotivamente, e io di quell'assenza sto parlando oggi. Certo. Non della presenza, dell'assenza fisica, si può essere presenti fisicamente e assenti emotivamente. E a quel punto Telemaco non crescerà mai, non tirerà mai l'arco meglio del padre. Grazie, grazie Mario Perrotta, e ecco, in qualche modo allora nel nostro piccolo, nell'andare avanti in questo nostro progetto culturale di incontri con i padri, nel raccogliere testimonianze, nel discutere di questa tematica che appunto è trasversale, dal culturale all'artistico, al sociologico, allo psicanalitico, speriamo, ecco, di fare anticorpi. Sì, in qualche modo speriamo anche magari che Ulisse possa non tornare, ma che in qualche modo Telemaco trovi anche da solo la forza di trasformarsi da figlio a uomo. Grazie a Mario Perrotta. Grazie a voi, grazie.